Ciao e bentornati in Final Fantasy, proseguiamo la nostra avventura. Allora, vediamo un attimo, se riesco a comprare qualcosa di interessante, magari. Questo qua cos'è? Toilet. Chissà se mio figlio è già partito, io e mia moglie ci sentiamo un po' soli senza di lui. Non ha mai fatto altro che creare problemi, ma ora che non c'è, mi manca. È strano, non è vero? Ah, questi qua sono i papà di Johnny, si chiamava Johnny, mi pare di sì. Sicuramente, vedete anche delle giacche che ha appese in camera. È sicuramente Johnny. Ehi amico, hai una faccia che pare il fondoschiena di un ciocobo. Che c'è, sei stanco? Puoi riposarti nella camera al terzo piano se ti va. C'è solo una condizione. Perché non sganci un po' di grana? Scordatelo, infame. Che taccagno. Sì, puoi dirlo. Appetati, ok? Ehi tu, ecco, non puoi andartene da qui senza comprare nulla, potrebbe essere pericoloso, capisci cosa voglio dire? Compra banda di ferro, fucile d'assalto, granata. Questo qua ce l'ha già. Banda di ferro aumenta la difesa da 8 a 10. 160, ma lasciamo stare per il momento, dai. Vediamo cosa c'è qui sopra, che sono curioso. C'è mica... Cosa? Controlli di base. Esegui nulla corri, ok. Un dito? Ma che diavolo? Io sono l'indicatore di posizione. Chiamami se dovessi perderti. Premi aiuto ed io ti seguirò in giro, restando sempre sopra la tua piccola testa a punta. Cavolo, risalti persino più di me. Sono l'intralcio? In quel caso premi aiuto di nuovo. Potrebbe non sembrare, ma in realtà sono un tipo piuttosto impegnato e non posso starti appresso tutto il tempo. Quindi se non mi vedi, non arrabbiarti. A presto. Se ti sei perso, premi aiuto. Apparirà l'indicatore di posizione. Ma aspetta, c'è dell'altro. I triangoli rossi segnalano delle uscite e i triangoli verdi delle scale. Ora puoi mantenere sempre la calma in viaggio, sia che ti trovi a vagare per vicoli bui o a scalare ripide montagne. A seconda di dove ti trovi potrebbero non aprire, quindi sii prudente. Ma che storia? Benvenuto nella sala del principiante, anche se a giudicare dai tuoi occhi tu tutto sei meno che novellino. Ci mancherebbe altro, sono stato in Soldier io. Ti insegnerò tutto ciò che so e lo farò persino gratis. Di cosa vuoi che ti parli? Di salvare la partita, curare i compagni, magie curative, armi e protezioni? Uso avanzato delle materie, ma per il momento lasciamo stare, tanto bene o male un po' le tecniche di base le conosco. Cacchio. Sì, la barra limite, ho capito, ma che stranezze fanno a vedere. Magia anche. Reflex, me lo ricordo, e come. Che stranezza, vabbè, ok, andiamo avanti, dai. Qua c'è un punto di salvataggio. Ok. Ciao, io sono il punto di salvataggio. Sono sicuro che ci incontreremo ancora durante i tuoi viaggi. Alla prossima. Ed io sono il forziere. Voi principianti dovreste sempre tenere gli occhi ben aperti quando andate in giro. Che storia sta qua, non me la ricordavo. E questa? Una materia Omni. Wow, quello sì che è stato un bel colpo. Quella era una materia, ora apri questo forziere. Hai ottenuto un etere. Ok. Questa roba qua veramente non me la ricordavo minimamente, che stranezze. Una stanza in cui vi fanno dei tutorial praticamente, boh.
qui siamo nei bassi fondi, quindi non aspettarti letti gratis. Allora cosa vuoi fare? Non ti fanno venire sonno solo... Non ti fanno venire sonno solo a guardarli questi letti, 10 gil. No. Non voglio pagarti, bambino. Certo che sei testardo. Quando puoi riposare, riposa. Quando puoi salvare, salva. Queste sono le basi per sopravvivere. Tienilo sempre a mente, amico. Insomma, non mi fa dormire, eh. Vabbè, ok, andiamo giù. Che storia. Avanti. E giù di qua. Incredibile. E qui? Chi è questo? Cosa vende? Un'altra giornata fiacca. Se continua così mi toccherà chiudere. Mi sa che è inutile cercare di vendere prodotti qui nei bassi fondi. Oh, cosa vedo? Non sarà mica un cliente? Vendiamo, compriamo. Sì, compra. Pozione, può definirci antidoto, fuoco, gelo, tuono, guarigione. Allora, fuoco e gelo. No, gelo non ce l'ho invece. Vabbè, ma lasciamo stare, dai. Per il momento. Avanti così. No, si esce di qua, mi sa. Ok. Di qua in vicolo cieco. Qua c'è il bar, va bene. Facciamo salvataggio veloce. Equipaggiamo anche la materia di prima, visto che ci siamo. La diamo magari a... A lui dovremmo darla, allora. Omni, tieni. E a lui diamo il gelo. Ok. Giusto perché dobbiamo livellarle per bene, eh. Vediamo se le guardie ci dicono qualcosa di interessante sto giro. Di qui non si passa. Ok, e questa? Loveless. Sing. Ok. Proviamo. Ah, loro vanno al treno. Ok, quindi sicuramente anche noi dovremmo andare al treno. Vediamo un po' cosa c'è qua, magari. Ci sarà qualcosa di interessante. Boh, staremo a vedere, dai. Questo qua pare un vicolo cieco. Per un qualche motivo entra lì, quindi ci deve essere il motivo, eh. Però non riusciamo a capirlo adesso, evidentemente. Vediamo. Nemici qua, vediamo. Beh, non è un fantasma però. Pare più un robot. Ui, 28, mica poco, eh. E Tifa va di cazzotti. Bravi. Me l'ero dimenticata questa cosa. Che Tifa faceva corpo a corpo. Niente, andiamo, ce ne va, prima che ci massacrino. Tutti sul treno. Di qua magari, eh. Di nuovo in mezzo a questi delinquenti. Dio, che fortuna sfacciata mi ritrovo. Gente come voi! Ma come si permette? Barrett, picchialo! Figlio di buona donna! Thank you.
la missione, eh. Prima del prossimo controllo ID. Ok. Arrivo. Notevole, notevole. Niente, pensavo avesse... Qui là, allarme. Sai che dobbiamo scappare, eh? Via! Vagone 1, porte bloccate. Livello di sicurezza 2. Ci sto provando io. Wow, 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 wow. Gran pozione, via, scappa però. Mamma mia. Effettivamente non so perché ci ho parlato, però ho avuto un po' di culo, dai. Scappa, Cloud. Non perdete tempo. Oh, oh, oh. Ci ha rubato qualcosa questo. Che cazzo. Niente, vabbè, ciao. Vagone 3, porte bloccate. Una bomba in faccia, what? Arrivo, arrivo, arrivo. Scendiamo, sì. Certo che fa paura. È troppo tardi per aver paura. Ma poi perché sei voluto venire a tutti i costi? Ecco. Buttati, Tifa. Capo rimane sempre fino alla fine. Pensa a sbrigarti piuttosto. Buttati, Cloud, che morbido. E se ne vanno. Ci vediamo dopo. Pensate voi al resto. Bene, finora è andato tutto secondo i piani. Non abbassate la guardia, dobbiamo ancora arrivare al reattore 5. Biggs, Wedge e Jesse ci aspettano più avanti, forza, andiamo. Ui là là, al reattore 5 dobbiamo andare. Si trova in fondo a questo tunnel. E andiamo in fondo al tunnel allora. Questi fasci luminosi sono i sensori di sicurezza della Shenra, non possiamo andare oltre. Solo un principiante si farebbe fregare da dei sensori arrivati a questo punto. Ok, e questa botola qua tipo a sinistra che cos'è? Diamine, è piuttosto stretta laggiù e noi dovremmo passare da lì. Che rottura. Che ne pensi, Cloud? Diamo un'occhiata. Andiamo, restiamo qui. Diamo un'occhiata. Sembra che non ci sia nulla nel condotto da poter usare come appiglio.
Già, una volta scesi da qui, non potremo più tornare indietro. Vabbè, proviamo, dai. Non abbiamo tempo da perdere, la Shinra potrebbe trovarci in qualunque momento. Cloud, non c'è altro modo. Andiamo. Comunque, questo posto mette i brividi. E c'è un oggetto. Un etere, ok. Mostri? Credo. Eh sì, mostri effettivamente. Filo, dovrebbe rallentarmi, credo. Cavallucci marini. Brava Tifa. Ma perché Cloud fa così poco male? Ah, perché gli manca uno di forza anche da quando gli ho messo energia. E vai. Perfetto. Che posto è questo qua? Che bello Cloud fatto così, va bene. Andiamo. C'è qualcosa di interessante da prendere? Non mi pare. Allora, qua possiamo andare a combattere. Tipo delle torrette lanciarazzi. Eh sì. Senza raggio, infatti. Ah, miss. Per fortuna, dai. C'è andata di lusso. Allora. Ah, qui c'è Wedge. Cloud, da questa parte, il reattore è oltre questa scala. Ok, allora, se dobbiamo andare di qua, vediamo cosa c'è di qua per curiosità. Magari c'è qualche oggetto super iper interessante, chi lo sa. O almeno, spererei sia così. No, mi sa che questa qua è la scala che intendeva Wedge. Ma mi aveva detto di qua... Vabbè. Mi dispiace tanto, è colpa mia se non abbiamo passato il controllo ID. È stata la tua tessera, Cloud, devo aver esagerato. Ci ho messo tutta me stessa nel farla, ma ho fallito. Aiaiai, Jesse. Quanti posti ci sono qua dove andare? Ah. Ah, sono tutte collegate queste cose, vabbè. Allora, vediamo un attimo. Volevo andare in fondo a vedere se c'era qualcosa di interessante. Vai Tifa, smontali. Brava. Qua hanno un sacco di vita quei pesciolini lì, eh. Cavolo. 5 colpi servono. Bolle infernali. Per fortuna, dai. Non so cosa facesse, ma sicuramente non era niente di carino. Level up. Bene, io volevo andare di qua. C'è un sacco di posti dove andare, non si capisce bene. Questo qua non è interagibile, mi sa, no. Di qua neanche, allora, no. Allora per forza di cose qua sopra, dai, ok.
e poi a sinistra evidentemente. Qua. Ah, ma questo qua era un oggetto, porca vacca, me non l'avevo neanche visto. Qui là, quanti sono? Neanche alle spalle per di più. Tutti contro il cavalluccio. Dieci solo. Ah, me l'ha addormentato, vabbè dai, pensavo peggio in realtà. Potrei tirare un pugno a Barret per svegliarlo, vabbè, ok, hanno già fatto loro, perfetto. Critico? Dai, l'ultimo colpetto, credo. No, non è vero. FIFA, buonanotte. Avanti tutta. Qua c'è Biggs. Noi andiamo via adesso, ci ritroviamo al covo. Cloud, contiamo su di te. Ok. Una tenda. Noi salviamo qua. Bix se ne va. Avanti. Super di qua, presumo. Andando per esclusione. E giù? È molto simile all'altro reattore, mi pare, sì. Sei proprio identico come è fatta questa parte. Solo che là scendevamo dalle scale. E questi qua sono rossi invece che blu. E fanno anche più male, mi pare. Eh sì, 15 cavolo, è mica poco. No, ho sbagliato, ho fatto attaccare quello lì a Barret. Ah. Ok. Quale identico. Ma io posso usare le magie? Fuori della battaglia, non credo, vero? Uguale identico. Vabbè, qua ragazzi, inutile salvarvi, mi ho salvato tipo mezzo minuto fa. Andiamo avanti.
Quindi un'altra bomba, immagino, eh sì. Papà. Sephiroth. È stato Sephiroth, non è vero? I rettori Mako, la Shinra, tutti. Li odio tutti. Un flashback. Ehi Cloud, date una svegliata. Tutto bene. Tifa. No, non è niente. Piuttosto sbrighiamoci. Ok. Vento Cloud. Ho capito. E vai di bomba. Via. Come mai la bomba non è scoppiata sto giro? Che forma hanno? Fabbrica smog. Pensa a te. Magari me l'ha anche avvelenata. Mi viene in dubbio, non è che devo uscire da là sotto per caso. Proviamo, perché non sono certo di dover andare su, onestamente. No, dobbiamo andare veramente su, ok. Falso allarme. Via. Quindi dove ci ritroviamo? Di nuovo sui binari del treno praticamente, fra un po'. Per forza. Gas nocivo. Oppure applica blind. Mi sa di sì. Diminuisce la precisione, infatti lo vedo bello scuro io. Qua? Quindi usciamo dall'altra parte in realtà, è vero. C'è qualcosa da prendere qua per caso? No, non mi pare. Nemici ovunque! Dobbiamo curarli fra un po', Energia dovrebbe averla Cloud, credo. Adesso faccio fuori un po' di nemici. E dopo mi curo. Limite di Cloud. Magia. Vabbè, colpa audace, vai Cloud. Magia trio, no. Magia energia a Cloud.
265, buono cavolo. Però limite di tifa anche. Energia su te stessa. Nel frattempo Cloud gli dà un colpetto. Mancato. Vabbè, niente. Barret rimane con metà vita, dai. Un forziare. Un etere, ok. Là c'è un punto di salvataggio, però non riusciamo mica a raggiungerlo da qua, mi pare. Jesse ha detto di premere tutti e tre i tasti contemporaneamente. Niente, proviamo ancora. No. Cavolo. Certo che se non cediamo il 3, 2, 1. Come cazzo? Ah, perfetto, vabbè, ok, dai. Però potevano dire 3-2-1, cioè, che branco di sprovveduti. Ok, salviamo. Il compito di Tifa sarà di curare Barret adesso, Benissimo. Proviamo il limite di Tifa. Sì. Beat Rush, attacco d'impeto. 87, beh, insomma. Speravo un po' meglio, onestamente, No, pensavo peggio. Ah, per poco che Cloud non passava di livello, va bene. Destra o sinistra? Per di qua. Ok. Ups. Guardia della Shinra? Merda, che sta succedendo? Una trappola. E questa? Presidente Shinra. Che ci fa il presidente qui? Ah, così voi sareste qui... Com'è che vi chiamate? Avalanche. E faresti meglio ricordartelo. Ne è passato di tempo, presidente. Ci conosciamo. Oh, devi essere tu, l'ex soldier che si è unito ad Avalanche. Solo coloro che vengono esposti al Mako hanno quella luce negli occhi. Dimmi, traditore, qual è il tuo nome? Cloud. Ti chiedo di perdonarmi, ma non posso ricordarmi i nomi di tutti gli agenti soldier, a meno che tu non fossi stato un altro Sephiroth, si intende. Ah, Sephiroth, era davvero grandioso, anche per gli standard di soldier. Probabilmente anche troppo. Sephiroth? Ma chi se ne frega di Sephiroth? Tra un po' di questo posto non rimarrà più nulla, goditi lo spettacolo. Vecchio! Ah, senza dubbio. Anche se li trovo eccessivi e decisamente troppo costosi questi fuochi d'artificio. Tra l'altro, solo per sbarazzarsi di pochi vermi. Vermi? Tu dai a noi dei vermi? I vermi siete voi della Shinra, parassiti che stanno distruggendo il pianeta, e tu sei il re di questa banda di vermi. Con che faccia te ne stai lì impalato a insultarci? Spiacente, ma temo di essermi stancato della vostra compagnia. Sono un uomo piuttosto occupato, quindi se volete scusarmi, avrei una cena che mi aspetta. Sai che me ne importa della tua cena? Io non ho ancora finito con te.
Non temete, ho già predisposto tutto. Ho portato un amico per voi. Cos'è questo rumore? Che diavolo è quel coso? Una boss fight! Permettetemi di fare le presentazioni. Questo è un aerodistruttore, un prototipo di unità mobile. Si tratta dell'ultima meraviglia creata dal nostro reparto sviluppo bellico. Sono sicuro che le informazioni che ricaverà da questa battaglia ci saranno molto utili. Unità mobile. Oh porca. Bene, adesso devo proprio lasciarvi. Aspetti, presidente. Sputagli in un occhio, Cloud. Ehi, Cloud, dobbiamo fare qualcosa. Cloud, aiutaci. È di soldi a questo affare? No, è solo una macchina. Non mi interessa cos'è, lo farò a pezzi io. Porca vacca. Il reattore sta per esplodere. Tifa, dobbiamo andarcene da qui. Barrett, non puoi fare niente. Niente, purtroppo. Cloud, devi vivere, non puoi morire. Ci sono tantissime cose che devo ancora dirti. Lo so, Tifa. Ehi, pensi che te la caverai? La vedo brutta. Maledizione, non ce la faccio più. Barrett, aiutami. Adesso non metterti a strillare come una ragazzina. Te l'ho detto, mi dispiace, ma non posso fare nulla. Dovrai cavartela da solo. Barrett, d'accordo. Allora, a presto. Ma è un infame Barrett, porca vacca. Ma che cacchio? Tutto a posto? Riesci a sentirmi? Sì. L'ultima volta ne uscisti praticamente illeso, appena qualche graffio sul ginocchio. L'ultima volta? Stavolta come ti è andata? Riesci ad alzarti? L'ultima volta? Stavolta? Preoccupati del tuo corpo per il momento. Facciamo un tentativo.
Ah, si è mosso. Come ti senti? Grazie al cielo. Non avere fretta, piano, con calma. Pronto? Lo so. Ehi, ma chi sei tu? Pronto? La fioraia. Ti senti bene? Siamo in una chiesa dei bassi fondi, settore 5. Sei piombato giù dal cielo, mi hai spaventata. Piombato giù? Il tetto e i fiori devono aver attutito la caduta, sei un tipo fortunato. I fiori sono tuoi. Mi dispiace. Ah, non preoccuparti, i fiori sono piuttosto resistenti. Inoltre questo posto è speciale. Lo sai che erba e i fiori sono rarissimi a Midgar, no? Beh, qui invece crescono senza problemi. Mi piace qui. E così ci incontriamo di nuovo. Eh già. Ti ricordi di me? Mi sembra familiare. Eh beh, dai Cloud, non fare un maleducato. Sì, stavi vendendo dei fiori, eri ubriaca. Sì, bravo, e grazie per aver comprato un fiore. Tu possiedi delle materie, non è vero? Sì, effettivamente, ne ho una anch'io. Le materie sono piuttosto comuni di questi tempi, ma la mia è speciale, non fa assolutamente nulla. Ah beh, allora. Non fa nulla, sei sicuro di sapere come usarla? No, non è quello. Comunque, per me non è un problema che sia inutile. Mi sento a mio agio ad averla. È un ricordo di mia madre. Sai, ho voglia di fare due chiacchiere, a te va? Dopotutto è il nostro secondo incontro. Perché no? Non ho niente da dire. Ottimo, dammi solo un momento. Devo prendermi cura dei fiori, ma non ci metterò molto. Fai pure, eh? Vediamo intanto equipaggia. Banda di titanio. Difesa fisica da 8 a 14, però destrezza, difesa magica. Ok. Arma. Quindi io volendo qua potrei mettere altre cose. Tuono e omni. Tuono e omni. Cielo e guarigione, queste qua praticamente sono quelle di Barret e Tifa, cavolo, le ha tolte? Vabbè, mettiamole lì allora, dai. Un attimo solo. Ah! Ora che ci penso. Non mi hai detto come ti chiami? Infatti. Io sono Iris. Sì. Iris la fioraia, piacere di conoscerti. Mi chiamo Cloud. Come lavoro? Beh, faccio un po' di tutto. Terrorista anche. Un tuttofare. Già, faccio quello che serve. Che c'è di strano? Perché ridi? Scusa, è solo che... È solo che? Non darci peso, è stato solo pessimo tempismo. Non mi vuole dire nulla. Vabbè, ok. Cosa posso fare? Vado a fare un giro. Cloud, non prendertela, dai. E quello? Ehi, Cloud, fai anche da guardia del corpo? Sei in tuttofare, no? Suppongo di sì. Allora portami fuori di qui, voglio andare a casa. D'accordo, ma ti costerà un bel po'. Allora vediamo. Che ne dice di un appuntamento? Ma no, Cloud, non è così che si fanno gli affari. Cloud, cosa fai? Devi farti pagare dei soldi. Non so chi siete, né da dove venite, ma... Non lo so. Tu lo sai. Ah sì, ti riconosco. Quell'uniforme. Ehi, signorina, questo tizio è un po' strano, eh? Sta zitto, cane della Shinra.
signor Reno, che ne facciamo di lui? Non ho ancora deciso. Ah. Cloud, no, fermati. Lottando qui rovinerete i fiori. Ah, beh. Quello è il problema. No, che mi fa male, eh. Giustamente. Non fa una piega. Usciamo dal retro. Quelli erano Occhi Mako. Pazienza, eh. Coraggio, al lavoro, al lavoro. Reno. Ah. E non calpestate i fiori, eh. Ma signora, c'è appena passato sopra. Sono praticamente distrutti. Vabbè. Però gentile, dai. C'è un altro. Qui c'è una scala che non può essere usata, mi pare. Allora andiamo su, dai. Eccoli là. Cloud? Sì, li vedo. Pare che non ci lasceranno andare via facilmente. Allora che facciamo? Non vogliamo farci catturare, no? Quindi c'è solo una cosa da fare. Scappare? Credo. Forza! No, si rifiuta. Tranquilli, ti prendo io al volo. D'accordo, mi fido di te. L'antico sta scappando. Fuoco, fuoco. Oh, cessate il fuoco. Porca vacca, l'ha fatta cadere. Sarà morta? Beh, non avrebbero dovuto porre resistenza. Ah. Cloud, aiutami! Maledizione. Cosa sono quelli? Aspetta un attimo. Combatti. Scappa. Combatti, scappa. Aspetta un attimo. Ho in mente di fare un qualcosa lì, mi pare. Queste cose qua, vediamo. Un barile. Magari potrei spingo il barile, sì. Ups. Ma che combini? Porca vacca, ho sbagliato. Ho sbagliato barile, mi sa. Vabbè, niente. Attacca. Aia. Mi ricordavo l'arma strafalfara di Aerith. Un bastone, una staffa. Una staffa. Vabbè, insomma, dai. È un combattimento andato, perfetto. E adesso? Butto giù questo, ma sì, dai. Magari potrei... non fa niente, non so. Cloud, aiutami. Aspetta un attimo, beh, qua ragazzi... Combatto anch'io, va bene. Cosa sono, sti obrobro? Mezze cazzette, meglio così, dai. Vai Cloud. Ok. Io direi questo barile qua comunque, eh. Adesso vediamo. Ma no. Ma come? Ma che sfiga, dai. Ah, pure. A parte il fatto che finché fanno due di danno ci va anche bene, eh. Tentacolo. E uno è andato. Critico. Bene. Magari potrei, magari potrei. Cloud, aiutami. Vabbè.
Aspetta un attimo. Sì, vabbè, ma tanto è sbagliato, quindi posso buttare giù questo qua, ma tanto non vali. Quello lì andava là. Vabbè. Tutti li ho sbagliati, tutti. Se non altro, gli faccio più male, dai. Con un altro colpo teoricamente va giù la panterotta. Perfetto. E questo qua almeno altri due colpi mi sa. Ah, bene. Forza Iris, vieni da me. Brava. Da questa parte. Fidati di me che ti ho aiutato. Mi stanno ancora cercando. Vuoi dire che non è la prima volta? È già successo? Già. Quei tizi erano dei Turk. Dei Tark, vabbè. I Tark sono agenti della Shinra. Hanno il compito di cercare candidati validi per Soldier. Sono sempre così violenti. Sembravano dei rapitori. Si occupano anche di altri lavori sporchi. Spionaggio, omicidi, cose di questo tipo. Basta guardarli per capirlo. Ma perché ti cercano così tanto? Ci deve essere un motivo, no? Non ne ho idea. Ah, magari ho i requisiti giusti per entrare in Soldier. Può darsi, ma tu vuoi arruolarti? Non lo so, ma di sicuro non voglio farmi catturare da quelli. Allora andiamo. Ma... meglio di Assassin's Creed, cavolo. Ah, ecco perché diceva di no. Aspetta, aspetta, ho detto. Uff, ah, rallenta, non lasciarmi indietro. Questa è bella. Non avevi detto di essere tagliata per Soldier? Ah, sei tremendo. Cloud ride. Cloud, tu sei di Soldier? Lo sono stato. Come hai capito? Dai tuoi occhi, il modo in cui brillano. È il marchio di Soldier, tipico di chi è stato esposto al Mako. Ma tu come fai a saperlo? Così. Così? Sì, così. Coraggio, andiamo, guardia del corpo. Vai Cloud, corri. E qua? Fiu, ce l'abbiamo fatta finalmente. Dunque. Casa mia è da quella parte. Sbrighiamoci o quei tipi di prima ci troveranno. Vediamo cosa c'è di qua. Ah, giusto, la chiesa di prima, ok. No. Non mi ispira molta fiducia a questa parte. Bambini! Stiamo badando ai fioi. Siamo bravi, bravissimi. State facendo un ottimo lavoro. Sì. Bravi. Sono tanto bei. Dopo ci diamo l'acqua, ok. Va bene, andiamo a casa di Iris allora, eh. Un save point. Ok. E noi qua ragazzi concludiamo la puntata, grazie, alla prossima.